C'è nessuno? Aiutami a uscire! La gente ha lasciato così tanta spazzatura! Barbie, non farti prendere dal panico! La catastrofe ecologica è rinviata! Il nostro canale Lalilu ti mostrerà come creare oggetti con la tua spazzatura! Ad esempio, un abito con pellicola da imballo! Le confezioni dei pacchi! Avvolgi una Barbie con pellicola da imballaggio. Taglia i bordi in eccesso e crea un rettangolo. Fai dei tagli al centro come fosse una frangia. Avvolgi la Barbie e allaccia in vita il vestito. Utilizza i fili della paglietta decorativa. Lega un fiocco e taglia le estremità. Ed ecco un elegante abito in vinile. Wow! Completiamo l'outfit. Ad esempio, una giacca con stampa animalier. È più ecologica e alla moda della vera pelliccia. Definisci la vita con una cintura nera. Ops, sembra che questa cintura sia un po' corta. Nessun problema, c'è un trucco. Usa un piccolo elastico. Ora la cintura è perfetta. I sandali dorati saranno ottimi per il look. Realizzeremo un girocollo minimalista come accessorio. Avvolgi più volte un filo di paglietta decorativa attorno al collo. Fai un nodo e taglia le estremità. Una borsa completerà perfettamente questo outfit. Fatto! Beh, certo, non possiamo fare a meno di uno smartphone. Dalle vecchie riviste si ricavano fantastici poster. Facciamo alcune foto pop art. Ritaglia pezzi di dimensioni e immagini appropriate. Attaccale su uno spesso cartone rosso per creare l'effetto cornice. Ritaglia un altro poster. Attaccalo alla base. E taglia l'eccesso. Incredibile! Adoro la pop art! Un poster vintage colorato è perfetto per il mio design di interni. E ora creiamo dei vasi per piante con tappi per vino. Taglia un tappo a metà usando un cutter. Dopo aver deciso lo spessore, scava all'interno. Usa un coltello da modellazione per dividere il centro in alcune sezioni. Poi pulisci gradualmente l'eccesso creando un vaso vuoto. Abbiamo già una piccola succulenta. Inserisci un po' di terreno. E piantala. Premi il terreno e innaffia. Fai lo stesso con l'altra metà del tappo e pianta un cactus. Vasi con piante di plastica? No, Barbie, rimettilo in vendita. Accettiamo solo piante vere e in vasi di fiori eco. La teiera sta bollendo, ma Barbie non ha più voglia di bere il tè. Oh no, la nuova tovaglia si è bruciata! Qui ci serve un sottopentola. Taglia un tappo a fette sottili. Ritagliane un quadrato. Sarà un piccolo sottobicchiere. Benvenuti a tavola! Chi avrebbe mai pensato di poter ricavare qualcosa dai fiammiferi bruciati? Ma sono utili per la decorazione di interni! Taglia le estremità bruciate. Crea 4 fiammiferi lunghi e 3 corti. Incolla a caldo i fiammiferi sui tondini di legno come gambe. I supporti per vasi da fiori sono una tendenza in voga e questi sono naturali al 100%. Sta piovendo di nuovo. Barbie è dovuta restare in casa tutto il giorno.
Certo, non c'è pioggia senza un ombrello. Taglia un pezzo di cannuccia da cocktail per il bastone dell'ombrello. Fai una palla di argilla rosa leggera e forma un manico. Incolla a caldo un coperchio di plastica a semisfera sul bastone dell'ombrello. Anche la pioggia battente non è un ostacolo per la nostra Barbie. Non affrettarti a gettare via il cartone d'imballo. Che ne dici di creare un tavolo di marmo? Traccia una forma tonda sul cartone. Ritagliala. Ora traccia e ritagliane un altro su carta con motivi marmorei. Attacca i cerchi di marmo su entrambi i lati del cartone. Taglia due striscioline di carta da 3 mm. Attaccale sul bordo in modo che il nostro piano in marmo appaia spesso. Usa una tazza di yogurt pulita come base per il tavolo e incollala a caldo sul cartone. Prepara una sedia imbottita. Capovolgi una tazzina da caffè e attacca la pelliccia sintetica per renderla morbida. Goditi il tuo tè, Barbie! Una giacca d'argento non passerà inosservata. Soprattutto se è originale come questa. Prendi un sacchetto vuoto di croissant e taglia la parte necessaria. Apri con cautela la busta, ma non fino alla fine. Taglia il bordo sigillato e rendilo più sottile. Crea dei fori per le braccia. Taglia l'eccesso e ruota verso l'esterno in modo che il lato brillante sia esterno. Un'originale giacca firmata è fatta! Ora creiamo uno specchio portatile. Possiamo bere il resto del latte a cena, ma ora abbiamo bisogno di un cartone vuoto. Il tappo, per essere precisi. Taglia il tappo dal cartone. Smussa il taglio con un coltello multiuso. Posiziona il tappo sotto un involucro per croissant. Traccia la superficie dello specchio sul lato lucido usando un ferro da maglia. Ritaglialo e fissalo all'interno del tappo lasciando dei bordi. Taglia il manico di un cucchiaino di plastica con un coltello riscaldato. E incollalo sul retro dello specchio. Colora il pezzo con vernice acrilica dorata. Decora lo specchio. Usa la colla a caldo per fissare uno strass al telaio. Posso finalmente rifarmi il trucco. È un accessorio molto utile. Il team di Lali Lu ti mostrerà come creare un divano super elegante con un cartone di succo. Prendi un cartone vuoto. Piega e taglia le alette sulla parte superiore. Poi rimuovi il tappo. Usa una pistola per colla a caldo per coprire i fori che abbiamo fatto. Crea un tondino adatto al buco usando un perforatore. Fai dei tagli nel cartone a 8 cm di distanza dal bordo. In questo modo separiamo i braccioli dai sedili. Rivesti il cartone con vernice acrilica argento. Rivesti il divano con una fodera in tessuto con paillette. Barbie va a rilassarsi sul suo nuovo divano. È fantastico! Peccato che non ci sia un cuscino. Taglia un rettangolo dall'involucro in polietilene. Usa
Usa la supercolla per chiudere un lato. Riempi il cuscino con paglietta decorativa. E incolla. Avvolgilo con tessuto di paillette di colore diverso. Ecco Barbie! Grazie mille! Wow! Puoi anche disegnare su queste paillette! Hai visto che puoi realizzare mobili, vestiti e molto altro con cose che ti trovi sotto al tuo naso? Ti sono piaciute le nostre idee ecologiche per le bambole? Clicca su Mi piace e sulla campanella e guarda altri video per bambole su Lalilu.